La fase di vendita, ok? Deve venire così, non sto dicendo le modalità, ma i tempi. Deve venire subito, nel senso, o io posso, ad esempio, fare la mia prima anamnesi, seduta, quello che voglio, e fare la vendita subito dopo, perché almeno ho fatto Vendita la fai vedere. dopo. La Aspetta. faccio dopo, ok? Aspetta, aspetta. C'è la fase di vendita e poi dopo la fase di vendita c'è la fase di chiusura. La fase di vendita serve a preparare la persona a comprare. Quindi tutte le domande, dove ti fa male, dove ti fa male tutti i giorni, vuoi risolvere subito, sei tu che decidi, ok? Le fai prima. Quella è la fase di vendita. Poi c'è la fase di chiusura, ovvero in cui proprio prendi i soldi. E riesci a farla bene se hai venduto prima bene, perché se hai venduto prima bene, hai capito, quali sono i punti di forza? La persona, in poche parole, ti ha già detto, voglio comprare subito, la salute vale molto più di qualche migliaio di euro, decido io e decido oggi. Ok? Queste cose te le ho detto rispondendo alle domande nella fase di vendita, che sono quando arrivi e si siede, quando gli fai l'anamnesi, ok? E dopo gli fai la fase di chiusura. Parliamo di soldi, no, sto scherzando. No, Quando... non No, mai parliamo di soldi. Che cazzo, sto cazzo parliamo scherzando. di soldi? Cioè, non, io. No, perché... Vai. No, era una battuta su quello che ha detto Tommaso prima quando ha detto parliamo di soldi, ok? No, la mia domanda no, ok, adesso è chiaro. E nella fase di vendita posso includere anche l'anamnesi, diciamo, proprio pratica e magari la prima seduta proprio, nel Devi. senso io posso fare... Devo, ok, questo è. Devi La chiusura la fare. faccio... Sì, chiaro, chiaro. E la chiusura viene dopo. Sì, bravissimo. È certo che queste cose tu le dici casomai mentre nel frattempo si sta spogliando, si sta vedendo la spalla, si sta dicendo altro, non è per forza tutto ad un tratto, eh? Ok, Perfetto. casomai, due tratti. Ovvio che quando stai facendo andare l'altra persona, poi in profondità con domande un po' più intime, un po' più emotive, non è che stacchi e riattacchi, non è che uno sale e scende così, ovviamente, ok? Quindi voglio che questo sia chiaro. Ragazzi, ma perché non si dice nel 99% dei casi o parliamo di soldi? Perché se ve lo dico io, ok, io sono mesi che vi dico mettete i soldi da parte per vendere dal vivo. Ma vi insegno queste cose e sapete che questo è il mio lavoro. Ma quando vedo da qualcuno per la salute, ok, sì, va bene che casomai ti vende qualcosa, ma tu non vuoi, le persone odiano quando gli viene venduto qualcosa e amano comprare. Ma quando pensiamo alla salute, non stiamo a comprare, cioè non è che compri l'operazione a cuore aperto. Cioè, quando parliamo di salute, non è che la persona si compra il trattamento della fisioterapista. Non so se si compra l'iPhone, si compra la macchina, si compra la maglia, si compra il corso. Non si compra la seduta del fisioterapista. Fate caso anche alle parole che le persone usano quando parlano. Avete mai sentito uno vada a comprarmi una seduta? Io no. Capito? Cioè non è proprio una cosa che si compra. La salute non si compra. Ok? Il silenzio è importantissimo, soprattutto quando dici una cosa che va giù. Quando fai una power question, una domanda potente, o che entra dentro. Io proprio percepito l'energia che invece. E se però cambi subito, smorzi tu. Cioè chi l'ha creata a fase, smorzi tu. Aspetta qualche secondo, che non sia uno o due. Ok? È stato molto bravo in tutto questo processo. Ok? È stato anche bravo a dire mio padre, fa i miei genitori, fanno i maestri, mamma fa la maestra, la professoressa, quindi abbiamo una cosa in comune. Quando avete qualcosa in comune con la persona, tende a fidarsi di più, praticamente sempre. Ok? Quindi, proprio come quando uno va all'appuntamento, abbiamo questo in comune, abbiamo anche questo in comune, abbiamo anche questo in comune. Dopo dobbiamo scopare per forza. Da lì si impara tanto, eh? Mirko ride perché ai suoi tempi diceva sempre che aveva tutto in comune con le ragazze, non fa niente, con questo di inventare. Pure io sono siciliano, abbiamo questo in comune. Domanda bene a dire che hai fatto per risolvere prima il problema, hai fatto questo o anche altro, quindi sappiamo che ha fatto, quali sono i suoi paradigmi e su cosa lavorare, queste sono informazioni importanti. E anche questa è una domanda, una cosa molto importante su cui Tommaso è stato molto bravo, è passato dal sintomo alla vita reale. Quindi sì, ho capito sto mal di schiena, ma i problemi che ti dà nella vita reale? Bravissimo, bravo, perché è quello che la persona vuole risolvere, non il mal di schiena. Ok? E anche come l'ha chiesto, ok? Anche il tono è importante. Tipo sì, ho capito che c'è mal di schiena, ma mi interessa capire, quindi è proprio una questione di interesse mio per aiutarti. Ok, non passa come domanda da venditore. Poi dopo ne vedi tutti i giorni, ok? E io avrei chiesto. Ah sì, ok. Poi ha chiesto. Mettiamo che io riesca a darti X, che è il desiderio che aveva detto Veronica. Poteva dire, possiamo parlare. Poi ha detto, possiamo parlare della soluzione. Io avrei detto, ad esempio, che Tommaso ha detto. Mamma che giro di parole che ho fatto. Mettiamo che tu domani vi bambini in braccio, possiamo parlare della soluzione? Che sta dicendo? Ti voglio vendere, dai, non vedo l'ora di venderti. No. Mettiamo caso che tu da domani potessi avere dei bambini in braccio. Come ti sentiresti? E lei immagina, vedi questo mondo fatato, ok? È ovvio che poi vuoi quella cosa, ma non possiamo parlare della soluzione. È fredda. La vendita è una cosa emotiva, non è una cosa fredda. Tommaso è stato freddo alla fine. E quello è il problema. Alla fine è stato freddo. Con energie basse, ok? Quindi, che può andare bene con uno davanti a tutto pragmatico, forse pure col milanese medio, voglio dire. Sapete quanto io ritengo che siano super freddi. Però con Veronica non andava bene. Veronica è, penso, la più calda della Zoom. Cazzo. Quindi, anche nel ruolo di maestra che deve prendere i bambini in braccio e gli dispiace non prenderli. Non era la maestra isterica. Li odio tutti, sti nani rotto, li schiaccerei! Ok? E poi, possiamo parlare di soldi. Io lì, avete notato, se guardate la registrazione, ho detto, che cazzo sta dicendo? Cioè, non possiamo parlare di soldi? Giulio, ma mi ha detto, possiamo parlare di soldi?
E nel nostro caso si può pure dire, perché stava parlando di quello. Ok? No, non dite mai possiamo parlare di soldi. Poi, è stato bravo a gestire il problema creato in precedenza, perché ha detto possiamo parlare di soldi, ma ha creato un problema che Veronica ha risposto un'altra cosa, è stato bravo a gestirlo perché ha fatto una domanda invece di spostarsi lui. Ma non cadete nel tranello di comando tutto e poi sta sul cazzo la persona che non ti compra. Ok? Poi, è stato molto... No, ha detto tipo, ok, no, no, elimina la parola seduta. Con un tono proprio brutto. A dire, senti, no, io non mi abbassa queste cose, queste sedute. Senza spiegargli il perché. Avrebbe potuto dirlo con un altro tono. Guarda, Veronica, proviamo a eliminare questa parola, seduta. E ti spiego anche perché. È completamente diverso. È completamente diverso. Perché? Guarda, elimina la parola seduta. E che cazzo? Scusa se sono nominato, ok? Quindi, anche perché Veronica non è che sapeva che si faceva qualche altra cosa. Il fisioterapista faceva sedute. Cioè, non me la prendete come un paziente se siete voi che non gli avete detto una cosa, ok? Bene. Poi, questa è una cosa molto importante. Poi gli ha spiegato perché quindi è stato bravo, ok? Anche se con un tono molto incazzoso. Ha di nuovo detto, ora ti va di parlare di soldi? Cioè, tipo, ho dato risposta a questa domanda. Ma parliamo di soldi, però. Che cazzo è parliamo di soldi? Ok? E poi, ci rigira una torta dopo interrotto, non dovete dire, no, no, ma io non te lo rivelo il metodo. Ho capito, ma anche lì, ricordatevi che quanto influenzano le cose è un 7% il verbale, un 38% il paraverbale e un 55%, secondo gli studi di un tipo che non mi ricordo come si chiama, di anni fa, la vicinanza, diciamo, ok, quella reale fisica, di quanto sei vicino alla persona, quanto la tocchi. Okay, questa è l'influenza, che è diverso da, allora posso dire che cazzo voglio, che è ok? Non è la stessa cosa. Quindi se io dico le stesse parole, ma le dico con un tono diverso, cambia completamente tutto. Okay? Tommaso non è voluto scendere a compromessi e ha perso il paziente. Ma non è una questione di scendere a compromessi, poi è una questione di, è una cosa che tocca te. Voi mi dovete capire che queste cose toccano voi, non gli altri. Certo, certo. Cioè, quando tu ti incazzi per una qualsiasi cosa, anche a casa, no? Immagino Davide arriva a casa e si incazza senza un motivo. Non è senza un motivo. Perché una cosa che fa incazzare uno non fa incazzare un altro, perché è quella che tocca te. Sulla base del tuo passato, di quello, di come sei stato costruito. Ed è per quello che noi lavoriamo sempre su cosa, su noi stessi, sulla persona. Allora Vincenzo diventa più bello ogni Zoom. Poi purtroppo io non riesco a fare tutti i cazzettoni che vorrei perché non si presenta mai, però... Dico, Vincenzo, io c'ho la sua foto sul sacco da box. Mi fa sfogare bene, ok? Che cosa ne merita, mamma mia. Vincenzo, quando lo vedrò dal vivo, gli resumo per tutte quelle che mi ha fatto passare per un anno e mezzo. E, quindi, ricordiamoci sempre che quando una cosa ti dà fastidio, infatti, ti capita mai di vedere una persona e dici, ma questo qua è scattato dal nulla, non c'era un motivo per cui doveva incazzarsi. Per te. Però l'altra persona, insomma, su quella cosa, ci ha passato anni a incazzarsi e starci male. Comunque, al di là dei percorsi, non è che se uno non compra un percorso non gli fate fare sedute. Cioè, bruciare i pazienti non è una cosa saggia, tranne se non ne volete uno. Ma se non ne volete uno in maniera giusta, no? Ma chiesto come? Che cazzo vuol dire? Se no io qua dovevo cacciare fuori... Allora, sono errori che ho fatto anch'io, non è che io non l'ho fatti. Ok? Io c'è stato un periodo dove non facevo entrare nessuno. Poi però ho detto, aspetta, queste 2 settimane o sono problematici tutti o sono io che mi sto incazzando per nulla ogni volta. Secondo voi dov'è il problema? Oh. Sì, nel mio caso non è che nel mio caso non ero brava a vendere, no, no, questo no, volevo Veronica, dire. È ovvio che tu non ti... No, no, sto dicendo sempre per dare lezione a tutti. Adesso, per arrivare al punto qual è? Che poi ti fai un'analisi e dici, aspetta un attimo, forse devo lavorare su alcune cose. La domanda è, non ti viene il percorso, ti viene le sedute. L'importante è che tu vai a ROI, quindi che vuol dire vai a ROI? Vuol dire che ci guadagni dal costo di pubblicità. Come fai ad andare a ROI? Non è di certo abbassando il costo di pubblicità, non si può fare, l'ho spiegato tantissime volte, non è possibile se non di un po'. E comunque dopo un po' l'arrivi a zero, ma verso l'alto puoi arrivare all'infinito, quindi lo fa aumentando il valore della persona. Per questo noi facciamo i percorsi, per questo noi riusciamo a vincere, ma per il semplice motivo che riusciamo ad aumentare di tanto il valore della persona, ok? E è l'unico modo in realtà per vincere veramente nel business, perché così hai più soldi per vincere, per essere visto più volte, per prendere persone. Cioè Luca può pagare i contatti pure 500 euro se poi ogni persona gli va in studio e gliene dà 10.000, sti cazzi, ok? E se paghi i contatti 500 euro in tutto ancora non c'è mezzo che gli può stare dietro, ok? È lì che si vince, quello è il guerriglia marketing, ok? Significa poter spendere di più per acquisire un paziente di chiunque altro, ma non vuol dire ho più soldi da mettere in pubblicità, vuol dire che io posso mettere così tanti soldi in pubblicità per prendere un solo cliente, ok? Che nessuno può starmi dietro. Questa cosa la puoi fare solo se quell'unico cliente ti dà di più di quanto hai messo in pubblicità. E ricordatevi, come ho spiegato più volte, statisticamente con le ricerche e tutto il resto, che le pubblicità crescono ogni giorno, perché Google, Facebook, muore dato TikTok e tutto il resto, non so, altre aziende che vogliono fare soldi, ed è un'asta ogni volta. E quando arriva Coca-Cola a fare l'asta contro di te, secondo te chi cazzo la potrà mai vincere? Ok? E quando arrivano tutte queste grandi aziende che stanno arrivando sempre di più, tutti i competitor piccolini, qualsiasi altra cosa, i competitor non sono solo i fisioterapisti, perché ce lo siamo detti tante volte, ma sulle piattaforme non sono neanche i competitor indiretti di quando abbiamo parlato dell'esempio di ieri, ma sono proprio tutti, pure il fioraio, perché quello è uno spazio che sta all'asta, punto. Ok?
e tu devi riuscire a vincere contro tutti. Questa è una cosa molto importante da capire. Quindi, anche se ti fa le sedute, però se non ti vale 80, ma ti vale 300, poi col percorso ti vale 1000, però nei primi 2 mesi ti vale 300, va bene comunque, non bruciamo i pazienti, perché non hanno preso il percorso. Non vuoi il percorso? Vabbè, fatti le sedute singole. Non è uguale, perché nel percorso non è fare la seduta per seduta, non è uguale, perché se, è importante far capire questo discorso, ma non è che allora le sedute fanno schifo. No, fatti le sedute. Costa 100 euro l'una, con 5 sedute riusciamo ad arrivare qui, meno male. Guarda, sto bonus te lo voglio regalare comunque, perché ti serve la terza seduta te lo regalo, per dire. Se proprio non vuoi prendere il percorso, vuoi fare seduta per seduta. L'importante è che capisci che non è uguale, non è che fa seduta per seduta e quindi era come nel percorso. Il percorso non sono sedute. Ok? Sti cazzi, certo, sì, sei contento, risolve, ti porta amici, sì. Il business cresce. E poi insomma si fa pure un percorso, quello di mantenimento. Ok? Sì.